Buongiorno a tutti e buongiorno a chi è in diretta streaming, che ci sta seguendo. Portati le domande per lo streaming. Sì, potete comunque inviarci delle domande sulla pagina di Teatro Sospeso per chi è in diretta streaming. Facebook, Twitter. Facebook e Twitter, sulla pagina di Facebook e Twitter Teatro Sospeso. Possiamo interagire, Annalisa, responsabile della comunicazione, ci darà le domande che ci spedite tramite internet e poi Vito potrà rispondervi. Benvenuti invece a tutti i ragazzi della scuola che sono qui oggi e buongiorno. Vi ricordo velocemente che cosa è questo progetto. Questo progetto ha il titolo, come dicevamo prima ai ragazzi, Dal teatro al cinema, formazione e imprenditorialità. L'associazione Teatro Sospeso, del quale sono presidente, ha partecipato a un bando regionale Laboratori dal Basso. Siamo riusciti a vincere con questo progetto potendo mettere su dei seminari gratuiti al pubblico, perché sono sovvenzionati dalla regione. E inoltre abbiamo formulato questo seminario in tre moduli. Il primo modulo lo sta affrontando l'esperto Vito Palumbo, gli altri due invece moduli li terremo su Andria all'Officina di San Domenico. Vi invito ovviamente a partecipare anche agli altri due moduli, dove si parlerà di neuromarketing, che fa parte della comunicazione per quanto riguarda il mondo in generale della comunicazione, non solo del teatro e del cinema, e in più avremo poi l'ultimo appuntamento con un esperto di burocrazia del settore dello spettacolo. Quindi, perché anche questo, gli artisti è giusto che dopo tanti anni di studi possano anche guadagnare, dare un valore allo studio che hanno fatto. E, inoltre vi volevo ringraziare anche le partnership, in primis in questo periodo l'Associazione Palazzo Bianchi XVIII secolo di Trani, che ci sta ospitando gratuitamente qui in questa sede, e le altre partnership, Fotogrammi, che si sta occupando delle fotografie, che è una società di fotografi, per tutto quello che sta accadendo durante i laboratori, e altre, il FIOF, che è la Federazione Italiana di Fotografi, anche il Social Service, che è una cooperativa che ci permetterà all'Officina di San Domenico di Andria di poter essere anche lì ospitati gratuitamente, il CSA, che è una società che ci sta facendo stampe e affissioni gratuitamente dell'evento, e abbiamo anche delle associazioni culturali che ci stanno sostenendo nella comunicazione, che sono L'Altrove e Puera Puglia, sono due associazioni culturali di Andria. Se ho dimenticato qualche partnership qualcuno mi ucciderà, ma penso di non aver saltato nulla. E adesso do la parola a Vito Palumbo. Lui ha, ovviamente abbiamo già affrontato degli argomenti nei due giorni precedenti. Per le domande vi darò io il via per poterle fare, perché siete in tanti, ok? Quindi 10 minuti prima, un quarto d'ora prima della pausa dirò: ragazzi, se avete delle domande da porre a Vito le possiamo porre. Adesso Vito vi dirà in due parole quello che abbiamo fatto nei due giorni precedenti, e in più Vito è un regista. E la cosa, vedremo anche un trailer del suo film, che è stato girato a Hollywood, quindi abbiamo un'esperienza pugliese che è riuscita ad andare a Hollywood. È una fortuna che oggi è qui a raccontarci la sua esperienza, perché ha lavorato con dei nomi importanti che io, quando li nomina, dico: è arrivato fino là. Dalla Puglia, con furore. È tornato qua. Vabbè, però tutti tornano prima o poi. E quindi niente, io adesso do la parola a Vito, così vi dice a grandi linee quello che abbiamo fatto nei due giorni, anche i suoi lavori, perché è giusto capire chi avete davanti. E poi procederemo con gli argomenti, che questa mattina è il montaggio e la post-produzione, e invece oggi pomeriggio avremo come argomenti il mestiere dell'attore cinematografico. Grazie. Ok, benvenuti. Sì, io faccio vedere giusto qualcosina che ho fatto, ma non perché sia egocentrico, megalomane, ma perché mi piace, come dovrebbe fare un regista, far parlare comunque le immagini. E quindi invece di dirvi mi chiamo Vito Palumbo intanto, però vi faccio vedere giusto qualcosa che ho fatto, un piccolo showreel, in modo che ci conosciamo. Poi comunque farò anche io delle domande a voi, quindi tenetevi pronti. Se lo trovo.
quando non trovo qualcosa, lui vi intrattiene Sì, con infatti. giocoleria, giochi di prestigio. Superati i 20 secondi, diciamo, di Infatti, infatti. vuoto, allora io Togliamo dico come faccio. l'antivirus. Potrei anche fare, vabbè, no, il Fausto l'ho già fatto Il ieri Fausto è sera, già fatto, basta. quindi basta così. Ok, questo era giusto un purpurri di lavori che ho fatto. Alcuni di questi lavori li ho fatti insieme a Roberto De Feo, che è un altro regista che con me ha girato questo film in America. E niente, ci siamo conosciuti. Anzi, o meglio, voi avete conosciuto me, io non ho ancora conosciuto voi. Volevo sapere, giusto così per conoscerci meglio, avete idea, ovviamente per alzata di mano, perché altrimenti non ci capiamo. Avete idea più o meno di quello che vorrete fare poi dopo la scuola? Ad esempio, chi di voi è interessato, sempre per alzata di mano, all'aspetto più creativo riguardante la sceneggiatura, quindi la scrittura? Fantastico. Tantissimo. Uno solo. Ok. E invece, adesso immagino che ci sarà tipo la standing ovation. Regia? Ah, cinema? No, neanche. Vi interessa il cinema? Vi piace il cinema? Mi sa che fate una scuola di audiovisivo. Ok. Cioè, tutti quanti gli altri non piace il cinema, non... Siete timidi al massimo. Vi piace il cinema o no? Ok. Docenti, mi raccomando, spingete un po' a parlare i vostri allievi. Allora, quindi regia no, regia qualcuno. Ripetiamo la domanda. Chi di voi è interessato alla regia? Un sospetto, che siano timidi. Magari, io lo spero. Ne parlavamo l'altro giorno di usare con parsimonia le parole. È vero, sì, l'altro giorno ho detto che ci sono queste parole qui, tipo artista, regista, sceneggiatore, che siccome ci fanno venire in mente mostri sacri, tipo Kubrick, Hitchcock, Fellini, eccetera. Non sarebbe male usarli con parsimonia, produttore, ci fa venire in mente magari, che so, De Laurentiis, e quindi sarebbe bello usarli con parsimonia, cioè usarli con rispetto. Sì, possiamo pensare di fare questo regista, Va bene. però con sceneggiature realistiche. Allora aggiungo la parola aspiranti, ok? Cioè chi di voi aspira a fare il regista? Ma non cambia nulla. E magari tutti quanti volete fare il direttore della fotografia. Chi di voi vuole fare il direttore della fotografia? Ah, ecco qua, abbiamo scoperto l'arcano. E attori? Solo due. Tre. Però non sei sicuro. Ok. E altri ruoli tipo segretario di edizione? Qualcuno? Chi è Francesca? E produzione? Tutti i vari aspetti della produzione che forse voi conoscete. Ok. Va bene, allora, visto che ci siamo adesso veramente conosciuti, nei giorni scorsi, questo è il terzo giorno di full immersion di seminario, nei giorni scorsi abbiamo trattato altri argomenti, siamo partiti veramente dalla base, sì, mi ricordo, come dimenticare. Siamo partiti veramente dalla base di quello che è il cinema, di quello che è la filiera produttiva, e quindi siamo partiti dall'idea, proprio da come nasce un'idea, ammesso che ci sia un segreto, quindi dalla nascita di un'idea, a poi al soggetto, alla scaletta, trattamento, sceneggiatura. Queste cose le conoscete, vero? Perfetto. Non è che lo dite perché ci sono i professori, no? Le conoscete, poi vi interrogo. Siamo passati poi al capire la seconda fase, quindi parliamo di pre-produzione, no? Le fasi della nascita di un film sono tre: la pre-produzione, lo shooting, cioè la produzione vera e propria, e poi abbiamo la post-produzione, che è quella che tratteremo oggi. Quindi siamo passati, una volta avuta in mano una sceneggiatura, quindi con un produttore interessato a investire dei soldi, abbiamo detto non personalmente, perché il produttore non è quella figura col sigaro in bocca che brucia dollari per accendersi le sigarette, ma è una persona, un imprenditore che più che mettere soldi propri, che in parte magari fa,
Più che altro cerca fondi, cerca contributi per poter poi mettere su la macchina organizzativa, quindi dalle banche, dai prodotti che si possono inserire all'interno della struttura filmica, che ne so, una marca di sigarette o che ne so, marche di prodotti alimentari, eccetera, eccetera. Al Ministero soprattutto, il MIBACT, che è il Ministero della Cultura e Spettacolo, che ovviamente, Turismo, Cultura e Spettacolo, che ovviamente ha dei fondi per fortuna ancora ci sono, per poter produrre prodotti audiovisivi. Alla Film Commission, alla Puglia Film Commission nel nostro caso, perché siamo pugliesi, che anche è un ente che praticamente fa da punto di riferimento per chiunque voglia fare cinema in Puglia, ok? Mettendoci anche dei soldi e sostegno di qualunque tipo, anche morale. Siamo passati poi alle figure professionali che molte volte voi sicuramente conoscete, ma chi va al cinema a vedere un film conosce giusto magari il regista, l'attore, conosce al massimo il produttore, ma tutte quante le altre figure professionali, che sono veramente tante, sicuramente conoscerà il costumista o la costumista, truccatrice. Sulla scenografia ho un po' di dubbi, perché molte volte mi capitano persone che mi dicono: ho scritto una bella coreografia. Quindi, insomma, su questo posso avere un po' di dubbi sulla scenografia, ma voi lo sapete cos'è, ovviamente. No? Molto presenti. E poi siamo passati alla seconda fase, appunto, allo shooting. Abbiamo spiegato un attimino intanto il mestiere del regista, abbiamo visto un po' dei video per capire un po' il linguaggio filmico, la grammatica cinematografica, come si fa un piano delle riprese, anche se non ci sono trucchetti, niente di questo mestiere qua ci sono trucchetti, c'è esperienza sicuramente, quindi l'esperienza un po' fa da faro, serve a sbagliare di meno, ma comunque non ci sono trucchetti di nessun tipo. E poi siamo passati, appunto, una volta finita la parte della produzione, a vedere, giusto così, in maniera sommaria, alcune figure della post-produzione, che però approfondiremo oggi. Finito l'excursus sul programma dei giorni precedenti, passiamo al programma di oggi. Allora, oggi cominciamo a vedere insieme la fase di post-produzione. Che cos'è? Ovviamente, come abbiamo visto anche nei giorni scorsi, uno spettatore che vada al cinema a vedere un film non sa che il film non è finito nel momento in cui le riprese sono finite. Anzi, diciamo che dopo le riprese del film forse arriva una delle fasi più delicate, forse una delle più importanti del produrre un film, del fare un film, che è quella appunto della post-produzione. Noi vedremo che per girare un film, quando giriamo un film, ci sono figure professionali che volta per volta, man mano che finiscono le varie fasi, terminano il proprio contributo nel film, e altre che cominciano allora a lavorarci. Facciamo l'esempio: la scenografa, nel momento in cui finisce lo shooting, ha finito di lavorare, non è che poi dopo deve fare qualcos'altro. Invece, alcune figure, per esempio come il sound designer, che vedremo oggi giusto così per sommi capi, il sound designer comincerà a lavorare in linea di massima solamente quando sarà finita la fase di shooting, quindi la fase di ripresa vera e propria. Ok? Detto questo, allora, come funziona la fase di post-produzione? Intanto, quando il produttore fa il piano dei costi, cerca di capire quanto costa un film. Mi puoi procurare la sceneggiatura preziosa, che è la vostra sceneggiatura? Ok. Intanto il produttore, quando fa il piano dei costi, cerca di capire quanto costa un film. L'abbiamo visto nei giorni scorsi, trovata? Noi abbiamo un'idea, noi sceneggiatori o registi, perché molte volte coincidono le figure, abbiamo un'idea. Sicuramente voi avete un sacco di idee, anche se dite di non voler fare gli sceneggiatori. Io sono convinto che tutti quanti voi avete delle idee che vi piacerebbe mettere sul grande schermo, o no? Mi sbaglio? Ok? Ovviamente, nel momento in cui abbiamo un'idea, non è tutto sommato poi difficile scriverla, più o meno con un po' di tecnica si può scrivere. O perlomeno scrivere, io dico, faccio l'esempio assurdo, scrivere che lo Space Shuttle atterra a Trani non è difficile da scrivere, prendi la penna o la macchina a scrivere, lo scrivi e finito. Il problema è quando il produttore si trova in mano
questo foglietto scritto da voi dove c'è scritto lo shuttle atterra a Trani. Ovviamente gli viene un colpo al produttore, perché far atterrare uno space shuttle, che è la navicella spaziale, a Trani ha dei costi. E quindi il produttore, la prima cosa che fa è quella di capire, una volta che capisce che è interessato, che gli piace la storia, quella alla base, ha il compito, con l'esperienza e con dei collaboratori, di capire quanto costa questo film. È fattibile? Cioè, questo cortometraggio mi costa 5.000 euro, 10.000 euro, 80.000 euro, magari perché è in costume, perché prevede, che ne so, scene di massa, mezzi particolari. Una volta che ha capito quanto costa il film, cerca i soldi per poterlo girare e ovviamente, e torniamo a noi, niente. C'è Leonardo, però vedo che Vabbè, va. fagliela portare Sì, quando... molto Ok, non fa nulla. Il compito del produttore, ovviamente, quando fa il piano dei costi, è anche quello di considerare la post-produzione, ovvero, cerchiamo di identificare questo elemento. La post-produzione comprende il montaggio video, cioè il video editing, che forse è la fase più importante, la fase primaria, ovvero quello di ricomporre il puzzle. No? Cioè noi giriamo le inquadrature, dopodiché vanno ricomposte in sala di montaggio, non semplicemente ricomposte in maniera meccanica, perché il montatore, ci tengo a sottolinearlo, anche perché sono anch'io montatore, il montatore è un ruolo artistico, cioè un ruolo che è creativo, che contribuisce a mettere nel film altra creatività, altro valore aggiunto, ok? A differenza del macchinista o dell'elettricista, che pur facendo un lavoro importantissimo, fondamentale sul set, non dà un contributo artistico al film, il macchinista, l'elettricista, ma dà un contributo in fase più che altro di realizzazione, ok? In fase pratica. Quindi il montatore cosa fa? Mette insieme il puzzle, mette insieme le tessere, le inquadrature. Dopodiché il film passa al reparto suono. Quindi c'è il sound design, ovvero la ricostruzione, ad esempio, dei suoni mancanti. Faccio l'esempio: se si gira una scena in discoteca, vi sembrerà strano, ma per voi non tanto perché siete comunque del settore, se avessi delle persone qui, profane, mi direbbero: ma come è possibile? Quando si gira una scena in discoteca dove c'è un dialogo, non si mette la musica a palla e si fanno ballare le persone con la musica, ma molte volte, il 99% delle volte, quando si fa una scena in discoteca, chi balla balla senza musica, cioè non c'è musica, perché ovviamente la cosa importante è rendere intelligibile il dialogo, ok? Quindi questa musica a palla, che poi voi sentite quando andate al cinema, quando viene aggiunta? Viene aggiunta dopo, viene aggiunta in post-produzione. Sento qualcuno, volete dire qualcosa? Ok. No, quella della discoteca. Cioè il suono che tu senti, la musica a palla che viene dalle casse a palla della discoteca, viene aggiunta dopo, viene aggiunta in post-produzione. Per quale motivo? Perché appunto se io girassi con la musica a palla, come? Interferisce con il dialogo. Ovviamente c'è un motivo particolare per il quale interferisce con il dialogo, perché se fosse un piano sequenza, che sapete cos'è, no? Cioè unica inquadratura, dall'azione allo stop, unica inquadratura. Ok? L'abbiamo vista ieri in un video per chi c'era. Eravate online. Se fosse un piano sequenza, teoricamente, io potrei anche lasciare la musica a palla. Ok? Ovviamente stando attento a microfonare bene gli attori. Potrei anche lasciare la musica a palla, perché tanto è un'inquadratura, quindi quello che accade è quello che vedo. Ma se io devo fare il classico sistema, no, di girare magari il master e poi fare le coperture, che succede? Che la musica perché dà fastidio? Perché se io faccio, immaginiamo un dialogo tra loro due, ok? Io faccio il master, quindi riprendo entrambi in discoteca e c'è la musica, d'accordo? Sapete benissimo che quando si gira un film, anzi, diciamolo anche per chi non lo sa, quando si gira un film, raramente si usano. Allora, intanto partiamo dalla base, un dialogo. Io non faccio il dialogo e lo riprendo una volta, ma faccio magari il master, cioè, ovvero riprendo entrambi insieme, dopodiché faccio le coperture, cioè faccio per esempio il primo piano, come ti chiami? E tu? E Marco, Nicola e Marco. Faccio il primo piano di Nicola, ok?
Poi faccio rifare la scena una terza volta, perché la prima volta la fanno come master, cioè li riprendo insieme. La seconda volta facciamo un'inquadratura su Nicola e facciamo rifare la scena, tutto il dialogo. La terza volta facciamo il primo piano su Marco e devono rifare di nuovo la scena. Quindi facciamo tre inquadrature e ogni volta rifanno tutta quanta la scena. Che succede se c'è di fondo una musica? Che ovviamente la prima volta la musica, ok. C'è questa musica che ovviamente non possiamo mai, non potrei mai tener conto di in quella battuta a che punto sta la musica. E quindi quando vado a fare il montaggio mi troverò la musica, il sottofondo, che farà dei salti, no? Pensiamo a una canzone che so di Tiziano Ferro, magari, che esempio brutto che ho fatto, magari qualcuno piace. Sul primo piano di Nicola la canzone starà in un punto. Poi ovviamente nel montaggio passo al primo piano di Marco e la canzone sta a un altro punto. Chiaro? Quindi si sentiranno questi saltini sulla musica che sono ovviamente sbagliati. Allora cosa faccio io? Un attimo. Cosa faccio io? Giro senza musica e l'aggiungo dopo. Perché tanto la musica è sottofondo, è background. Non è importante la musica. La metto dopo. Ok? Dimmi. No. Sì, tutto può essere ovviamente, ma è strano come effetto. Io e te che siamo in discoteca, che stiamo parlando, e la musica che non è continua, ma dei salti, magari torna indietro, poi va avanti la musica, è strano. Tutto può essere. Nel cinema, il cinema ci ha abituato a qualunque cosa. E quindi se è voluto, perché no, lo posso anche fare, ma è un po' particolare, un po' strana come cosa. Ok, detto questo, ci siete ragazzi? Sento un pochino di... Tutto a posto? Detto questo, il sound design cosa fa? Il sound design, che è un ruolo artistico, va a ricostruire per esempio i suoni mancanti, sia quelli che ovviamente io vedo, quindi diegetici, che fanno parte del racconto, come per esempio, che ne so, una stanza è inquadrata un orologio a pendolo, che però non emette rumore, oppure è basso il rumore. Che cosa fa il sound designer? Magari mi va a mettere un suono sull'orologio a pendolo. Che magari non c'era quando ho girato, lo va a mettere per rendere più realistico quell'oggetto. O può mettere anche suoni fuori campo. Faccio l'esempio: giro una scena in una piazza e il sound designer mi mette il suono delle campane, che non sono inquadrate, ma mi vanno a creare tessuto, vanno a crearmi ambiente, ok? O il suono degli uccellini, o che ne so, il vento, qualunque tipo di effetto. Va a ricostruire proprio tutta la traccia sonora. Assolutamente. Allora, c'è un mestiere, ma li vedremo poi in una fattispecie. Quando si gira un film, c'è il fonico, con il microfonista che è il suo assistente, c'è il fonico che in presa diretta, quindi nel momento in cui accade, in cui c'è la ripresa, cerca di prendere tutti i suoni possibili e immaginabili. Ok? Alcuni li fa, si dice, a vuoto, cioè non con l'operatore che riprende il video, ma li fa lui per conto suo. Cioè vedrete questo fonico con le cuffie che va girando come un pazzo, va girando per la scena, che ne so, e magari prende il suono che ne so, di un orologio che sta, di una sveglia che sta suonando, oppure che so, apre e chiude una porta per prendere il rumore della maniglia, oppure chiede all'attore, puoi camminare? Mi fai il rumore dei passi? Quindi il fonico ha questo compito di prendere tutti i rumori che può prendere, che può avere in presa diretta. Ovviamente questo non basta, perché molte volte capita poi che il regista, per esempio, chieda al sound designer, mi puoi, che ne so, aggiungere un suono che non avevo, che non ho ripreso in presa diretta? Cosa fa il sound designer? Accede a delle banche dati, a delle banche di suoni, che costano anche molti soldi, quelle fatte bene, quelle professionali, e prende il suono, sono catalogati ovviamente nelle banche dati, e c'è per esempio animali, e quindi c'è, che ne so, cane che abbaia, e aggiunge il cane che abbaia. Che tipo di cane? Ovviamente questo è anche importante, un Labrador. Oppure che ne so, a me è capitato, ho girato per esempio un film e bisognava mettere il suono degli uccellini. Che uccellini mettere? Questa è una cosa molto importante, perché se metto un uccellino che non sta, che ne so, in Puglia, magari che ne so, metto un uccellino africano, c'è, vi capita l'esperto che vi dice, ma questo qua è che so, un pettirosso australiano, e quindi non va bene, è anacronistico. Quindi ovviamente il sound designer fa le cose con un certo criterio, con una certa conoscenza delle cose, come tutti quelli che lavorano a un film. Quindi il suono.
capiterà anche a volte, vi capiterà, di girare delle scene mute. Per quale motivo? Per diversi motivi. Intanto perché magari abbiamo problemi di tempo e il giorno che stiamo girando, a me è capitato purtroppo, il giorno che stiamo girando c'è un'esercitazione aerea, no? Vi passano aerei sopra la testa da tutte le parti, no? Che succede? Cosa fa in quel caso là? Aspetti che finisca l'esercitazione e perdi 2 ore? Intanto un buon produttore, una buona organizzazione si informa di tutto e quindi sa che quel giorno ci sarà un'esercitazione aerea da tot ora a tot ora. Quindi questo è importante, perché nulla viene lasciato al caso. Perché se io mi capita una cosa del genere, ragazzi, è una tragedia, perché ho perso magari una mattinata. E quindi in quel caso mi trovo davanti al dubbio amletico. Che faccio? Perdo mezza mattinata e quindi soldi, il produttore lo vedrete che comincia a sudare freddo, e anche il regista, perché ovviamente il film non lo porta a casa. E quindi in quel caso che faccio? Mi blocco, cioè blocco la macchina organizzativa e perdo la mattinata, oppure faccio un'altra cosa, giro la scena, la giro muta, sapendo che poi, che ne so, la doppio, cioè quindi chiamo gli attori e gli faccio ridoppiare la scena e i suoni li ricostruisco. Quindi in quel caso avrei, immaginate, una scena completamente muta da proprio creare a livello di suoni, creare da zero. Qualunque cosa. Ragazzi, è un mestiere molto difficile il sound designer, perché intanto i suoni devono essere credibili. Se io metto, che so, in quadro, sto in un bosco e metto, che ne so, gli uccellini che a un volume troppo alto sembrano degli pterodattili, che ne so, di un film di dinosauri e non degli uccellini. Oppure, che ne so, se sbaglio un suono o se non effetto bene una voce, si capisce che è finto, cioè si sente proprio che è amatoriale, e quindi è un lavoro che va fatto bene, un lavoro molto complicato. C'è un mestiere molto bello, molto romantico anche, che è quello del rumorista, lo conoscete? Il rumorista è proprio quella persona che capisce quello che serve nel film, i suoni che servono nel film, e va proprio in giro con il microfono a prendere, a campionare questi suoni. Voi direte, e vabbè, che bisogno c'è? C'è la banca dati. Io vi assicuro che io ho lavorato sia con le banche dati che con i rumoristi. Vi assicuro che il rumorista è un'altra cosa. Perché le banche dati, per quanto siano costose, ricche e ottime, ma comunque hanno dei suoni che non sono sempre come quelli presi appositamente da un rumorista. Il rumorista è quella persona che molte volte, io ho un amico rumorista fantastico, che io quando vado a casa sua mi diverto, perché entri in casa sua e sembra un parco giochi, cioè praticamente ha una casa piena di spade, scarpiere con tutti i tipi di scarpe, scarpe da donna, scarpe da uomo, perché a seconda del passo che serve. Ad esempio vedo una donna che cammina in una scena, lui cosa fa? Prende, ovviamente quella donna, se ha scarpe da ginnastica, scarpe con i tacchi, lui proprio prende scarpe con i tacchi, le indossa o le mette alle mani e fa i passi. Cioè, guardando le immagini, lui riproduce i passi, no? Oppure, che ne so, c'è un duello con le spade e lui con la spada fa il rumore proprio del metallico nel momento in cui si toccano le spade. A volte, addirittura, lui rinforza i suoni. Faccio un esempio. Quando, torniamo al duello con le spade, quando due persone combattono con le spade, non sempre la spada fa quel rumore bello che voi sentite nei film. A volte fa un rumore brutto, magari sordo, magari, che ne so, non fa per niente rumore. Che cosa fa il rumorista o il sound designer? Cosa fanno? Magari rendono più bello un suono che in natura non è così bello, non è così ricco. Oppure, che ne so, a me è capitato una macchina, la scena di una macchina che diciamo che va nel traffico, volevo dare l'effetto della velocità, la macchina non aveva quell'effetto lì, e lui che cosa ha fatto? Mi ha messo, ha giocato sul fatto di far sentire una macchina, un rumore di una macchina accelerata, e quindi dava l'effetto, per l'impressione che la macchina fosse più veloce rispetto a quello che era la realtà. Quindi è un lavoro veramente molto bello, molto appassionante e romantico, secondo me, perché è un mestiere molto artigianale, sta un po' scomparendo. Quindi quei pochi rumoristi che ci sono, veramente bisognerebbe fargli una statua, perché sono fondamentali, è un mestiere molto antico. Qualcuno voleva parlare, voleva dire qualcosa? Mi sa da sempre le nostre gruppi. Come? Mi ricordo il teatro, nel senso che qui si avvicina al teatro.
Nel teatro è un, se, sì, ovviamente noi abbiamo visto che il cinema è un po' parente del teatro. Sì, nel teatro c'è di solito il fonico che sta al mixer e che fa partire i suoni nel momento giusto, no? Si spera, perché a volte parte nel momento sbagliato. E quindi fa partire le musiche, fa partire gli effetti, fa partire, che ne so, magari un tuono nel momento in cui serve far partire un tuono. E diciamo tutto quanto in presa diretta, tutto quanto in real time nel teatro, ok? Perché c'è il momento presente, l'abbiamo visto. Nel cinema invece si lavora in studio, si lavora diciamo un po' con un po' di calma in più, senza il momento presente. Sì. Sì. Il tuo amico prende le tue È spade e le sbatte, non una con l'altra. certo, Quindi certo. che fa? Fa la scena teatrale, è lui che recita. Sì, se Questo vogliamo. stesso, cioè voglio dire, questo senso di Sì, diciamo che per questo è un lavoro romantico, perché lui deve un po' ripetere quello che c'è nel film, ma anche le camminate, anche che ne so, se c'è un attore, faccio un esempio, che si alza una zip, lui lo fa proprio materialmente e deve riprodurre esattamente quel rumore lì, quella durata. Ok, perché non tutte le zip sono uguali. E quindi devi riprodurre quel tipo di rumore. Quindi un mestiere molto romantico. Quindi ovviamente tutto questo lavoro qui ha un costo. E non è neanche un costo tanto, tanto basso. C'è anche il musicista, non dimentichiamo. Il musicista lavora in par tutte queste persone qui lavorano in parallelo. Il musicista compone ad hoc, compone delle musiche, ovviamente sempre col regista che supervisiona tutto, ma compone delle musiche a seconda del mood della scena, a seconda di quello che la scena suggerisce. Io vi consiglio sempre di non abusare della musica, consiglio spassionato. La musica è un po' uno, diciamo, se non la usi con parsimonia, la musica diventa un pochino ruffiana. Perché io dico sempre, Morricone, inquadri un tostapane, ci metti la musica di Morricone e ti commuovi. No? Perché è così bravo Morricone a fare le sue musiche che anche inquadrando, che ne so, questo bicchiere d'acqua, il bicchiere d'acqua diventa poetico, no? Diventa un bicchiere d'acqua che magari un oggetto che nasconde un passato. E quindi tutto quello che tocca Morricone diventa fantastico. Ma è un po' un escamotage a volte se non sono bravo. Cioè, perché mettere su un dialogo che già funziona? Un dialogo che funziona perfettamente perché gli attori sono molto bravi, perché il contenuto del dialogo funziona, le parole sono forti. Prima di metterci sotto una musica, no? Che vada in qualche modo a esaltare, perché la musica è un po' sottolineare qualcosa, prima di metterci una musica sul dialogo, pensateci. Cioè fate mente locale, pensate al fatto, ma ne ho veramente bisogno? Cioè perché aggiungerci qualcosa sotto se già funziona il dialogo così com'è? Il cinema è un racconto per immagini, quindi cerchiamo di concentrarci sulle immagini. Io mi ricordo quando sono andato a fare il provino, il test di ingresso in una scuola di cinema a Roma, che fece il mio cortometraggio, perché bisognava portare come nel test un cortometraggio. Fece il mio cortometraggio, curai tantissimo l'aspetto sonoro, arrivai davanti alla commissione e mi ricordo, proprio ci rimasi malissimo. Loro praticamente nel vedere il film, la mia piccola schifezza, perché ovviamente i primi lavori sono sempre poi, così così, nel vedere il mio piccolo elaborato, loro tolsero l'audio. Io dissi, scusate, ma io poi sono fissato, infatti gli rompo le scatole a lui, alza a palla. Io dissi, ma scusate, ma perché togliete l'audio? Perché vogliamo vedere le immagini. Cioè, questa è una cosa che mi colpì molto, fu il mio approccio proprio con il cinema. Perché il cinema è un racconto per immagini e quindi devono funzionare prima di tutto le immagini, ok? Io dico sempre, un montatore deve guardare un film, deve togliere l'audio, molte volte il montatore, e capire se funzionano le immagini nella costruzione. Poi ci aggiungiamo l'audio, il sound design, le musiche, che sono un arricchimento, ok? Ma se un film non è buono e diventa buono con le musiche, bisogna un pochino preoccuparsi. Quindi quando vedo i film dall'inizio alla fine musicati, mi annoiano, perché la musica deve entrare al momento giusto. Addirittura alcuni registi, alcuni grandi registi, non la usano per niente la musica. Ok? O la usano veramente. Avete visto Blair Witch Project? Chi di voi l'ha visto? È un horror, non è che parliamo di un. Ok, Blair Witch Project è un film horror. È una specie di documentario ritrovato dopo la morte dei protagonisti. E
In quel film non c'è assolutamente l'uso della musica, eppure quando lo vedi ti fa paura, ti suggestiona. Quindi consiglio, pensate sempre molte volte prima di mettere musica, perché è facile mettere musica. Proviamo a vedere se funziona senza la musica. Questo è un mio consiglio personale. Torniamo a noi invece. Quindi dicevo, queste operazioni qua ovviamente hanno dei costi, perché parliamo, certo, loro sono autorizzate a parlare quando vogliono, sono abituate. Sì. Per una campagna di marketing che c'è dietro, esatto, certo. Cioè, hanno fatto finta che fosse vero. Certo. Muovendo geni. Poi anche ho scoperto che, per esempio, lì l'utilizzo del fonico è fondamentale. Perché, diciamo, comunque è stato anche stato girato in 4 mm. Sì, è girato, credo, più che altro in... Sì. 4 mm non esiste come formato. 8 mm, Super 16, 35... In quel caso è motivato, certo. Però attenzione, attenzione però che non è detto che non abbiano fatto ricorso alla, anzi sicuramente, al sound design. Perché tu non, se il sound designer è così bravo, tu non te ne accorgi, non distingui se il suono era in presa diretta. Sapete cos'è la presa diretta, no? Cioè in real time, durante lo shooting, oppure se è creato in studio. Se è bravo il sound designer, il sound design, tu spettatore non te ne accorgi, questo è il segreto. Certo, certo, certo. Assolutamente. Questo è un pochino un paradosso, perché ragazzi, rispetto alla vita normale, alla vita di tutti i giorni, per un lavoratore è un po' strana questa cosa qua, perché se io faccio un lavoro nella vita normale, no? Io faccio un lavoro, mi piace che si sappia che ho fatto un lavoro. Invece il paradosso è il fatto che il sound designer, per esempio, o il rumorista, deve essere così bravo da non far capire che il suo intervento c'è stato. Quindi deve sembrare presa diretta. Quindi in qualche modo deve far fare bella figura al fonico di presa diretta. Distinguiamo fonico di presa diretta col fonico di mix. Il fonico di presa diretta è sul set, cioè nel momento presente, diciamo momento presente tra virgolette, è nello shooting, ok? Durante le riprese. Il fonico di mix invece è in studio. In studio è quello che mixa tutte quante le varie tracce. Ok, quindi distinzione. Voleva dire qualcosa? Ho visto che ha alzato la mano forse. Per questo parlavo di Blair Witch Project, perché è un horror e va premiato per il fatto che non ha musica. Parlo solo di musica. Certo. Se non abbiamo paura di vedere un film, non so, mi viene in mente l'esorcista. Assolutamente. Togliamo la musica, non ci fa nessun effetto. È chiaro che poi ci sono alcuni registi molto bravi. Certo. Daniel Argento, che riesce a rendere bene attraverso la finestra i due occhi che si vedono e lo spettatore non se li immagina. Certo. Diciamo che il bravo regista deve essere quello che mette la musica nei momenti in cui serve. Perché ragazzi, la musica, io non sto dicendo che la musica è sbagliato metterla, assolutamente ragazzi. Cioè la musica è fondamentale, parte, c'era anche nel cinema muto la musica. Nel cinema muto c'era il pianista che suonava durante le proiezioni, ok? La musica è fondamentale, io sto dicendo di utilizzarla quando realmente serve. Non metterla, perché è facile mettere musica, ripeto. Mettiamola quando veramente serve. Cioè chiediamoci, funziona anche senza musica? Non la mettiamo. Oppure ce l'aggiungo perché voglio a quella scena lì che già funziona, voglio aggiungere profondità, voglio metterci un valore aggiunto sulla, con la musica a quella scena lì. Ok? Vi faccio vedere, giusto perché sennò poi ci annoiamo, vi faccio vedere, giusto per intenderci sulla potenza della musica in un film, e mi ricollego anche a quello che diceva il signore, vi faccio vedere l'inizio di un film molto bello, capolavoro, di Carpenter, di Halloween. Chi di voi l'ha visto Halloween, il primo Halloween? Vi faccio vedere il piano sequenza iniziale, che è fantastico, tutto in soggettiva, di Halloween. Attenzione perché c'è un elemento importante in questa cosa. Carpenter, che per me è un dio, John Carpenter è anche musicista, attenzione, e questa è una cosa importante.
Quindi un regista che fa anche il musicista, teniamone conto. Vi faccio vedere questa cosa. Preparati a fare, a intrattenere l'uditorio. Quale monologo vuoi? No, fai tu, magari chiedi ai ragazzi cosa vogliono. Preferite Elena? Preferite Mefistofele? Preferite Lucifero? Quale Però fai preferite? qualcosa cinematografico. No, Ecco, io. trovato, vi risparmio la sua performance, ho trovato il... Ok, Cinematografico sono nuovo, novello, per quello stiamo e ti facendo devi questo progetto. preparare. Allora, vi faccio vedere questo piano sequenza, dura qualche minuto, però vi assicuro, ragazzi, cercate di, voi che fate cinema, vi prego, quando io cito un film, o in generale quando sentite citare un film, guardatelo, recuperatelo in qualche modo, non vi dico tutti i modi in cui si può recuperare un film, ma compratelo possibilmente, ma guardatelo, perché è importante, si cresce, per chi vuole fare questo mestiere qua, si cresce soprattutto guardando film, guardandoli ovviamente da tecnici anche, con cognizione di causa. Guardiamoci un attimo questa scena. Applauso a Carpenter. Questo è il primo, perché qualcuno mi ha chiesto, ma questo è il vecchio Halloween, questo è il primo Halloween, cioè quello che ha fatto nascere tutta la saga poi dei 50 miliardi di Halloween. Perché è nata la saga? Quando nasce una saga? Quando un film funziona e non si esaurisce? Com'è? Non solo quando è appena successo, ma il produttore capisce che non si è ancora esaurita in qualche modo la potenza economica di quel film, quindi capisce che può ancora trarre soldi da quel film, ok? Diciamo che è un'operazione 90% delle volte più commerciale che artistica, nel 90% dei casi, purtroppo. Infatti, in linea di massima, i sequel o remake o spin-off, eccetera, eccetera, non sono mai belli come l'originale, di solito. Quindi guardiamo sempre gli originali. Ok, avete visto quanto è complicato girare un piano sequenza? Un piano sequenza è proprio una coreografia, cioè tutto deve accadere al momento giusto. Perché ovviamente è un'inquadratura, è un po' come se fosse il teatro, no? Dove c'è buona la prima in qualche modo. La posso rifare altre volte, ovviamente, il piano sequenza, ma attenzione, il piano sequenza dura svariati minuti. Se un piano sequenza dura 7 minuti, se lo rifaccio, devo impiegare altri 7 minuti, che in un'ottica di tempo uguale denaro, vi assicuro che perdere altri 7 minuti per un'inquadratura è grave in un film. Quindi tutto quanto deve funzionare bene, infatti va provata 1.000 volte, va tutto quanto coordinato al momento giusto, è una cosa molto complicata il piano sequenza. Infatti poi magari farò vedere un piano sequenza strepitoso di un telefilm molto recente, che dura qualcosa come 8 minuti, spettacolare. Ok, veniamo a noi adesso, chiuso l'argomento accennato del sound design e del montaggio del suono. Passiamo all'argomento del giorno, che è il montaggio video. Ok, domande per caso? Qualcuno di voi ha domande? A parte le solite nostre fan. Ok, nessuna domanda. Allora, passiamo a noi, passiamo al montaggio, montaggio video. Che succede quando un film viene terminato? Intanto abbiamo visto ieri il ruolo della segretaria di edizione, che adesso tornerà. La segretaria di edizione deve essere molto brava. Perché il suo lavoro non si vede solamente sul set, ma si vede soprattutto poi nella post-produzione. Io dico sempre che nel montaggio tutti i nodi vengono al pettine. Se c'è stato un errore sul set, non lo vedi quando l'hai girato molte volte, ma lo vedi poi con calma quando vai in sala di montaggio. Ed è grave. È grave perché non puoi più tornare indietro. Cioè, immaginiamo di girare una scena con elefanti, nani, ballerine, aerei che passano da sopra. La giro, vado in sala di montaggio, mi rendo conto che c'è un errore. Che faccio? Devo richiamare nani, ballerine, elefanti, aerei, aeronautica, esercito? Mi costa un sacco di soldi. E quindi molte volte si lascia l'errore, è capitato, vi faccio l'esempio di una scena di Troy, che è un film sull'opera di Omero. In Troy c'è a un certo punto Brad Pitt inquadrato, dal basso verso l'alto, c'è un aereo che passa sopra, che insomma è un po' anacronistico un aereo. Nel periodo di Omero, no? Durante la guerra di Troia, un aereo un po' anacronistico leggermente. Però l'hanno lasciato perché costava molti più soldi tornare a girare quella scena e purtroppo avranno bestemmiato in mille lingue, però purtroppo l'hanno lasciata. Attenzione, lupo sulla... se io faccio un ritratto... Ma aspetta, no, non è che l'ha lasciato, l'ha fatto lui. Cioè,
In quel caso è diverso. Se io faccio un ritratto, se faccio un quadro, è come i cartoni animati. Nei cartoni animati, non so se lo sapete, nei cartoni animati si divertono molte volte i disegnatori a mettere messaggi subliminali. Tipo c'è la famosa scena del Re Leone in cui c'è un leone che cade, alza della polvere e si compone per un attimo la scritta sex. In quel caso, attenzione, non è un errore, perché qualcuno ha disegnato, quindi non è che disegni a caso, gli sfugge la matita e scrive sex. Qualcuno l'ha messo lì perché in quel caso si è divertito a seminare dei messaggi. Se mi capita l'UFO nella Gioconda, ce l'ha messo Leonardo. Non è che è capitato da là, lui ha detto, oh cavolo, mannaggia, l'ho disegnato, non me ne sono accorto. No, no, però mi hai dato uno spunto per questa cosa. Dimmi, lo dico a Carpenter. Dalla mascherina. Dalle maschere. Il coltello si sporca, diciamo. Sai che non ci ho fatto caso? Solamente dopo che si vede, diciamo, il bambino, mm-hmm. Allora si vede che il coltello è sporco. La mano si sporca. Potresti fare la segretaria di edizione, te lo dico. Sono io. Infatti, ragazzi, ogni ruolo ha delle attitudini che non sempre si hanno nella vita, quindi non è che tutti quanti possiamo fare qualunque ruolo. Ecco perché è importante capire. Torniamo a noi. Allora, questo che vedete è il cosiddetto bollettino di edizione, che sicuramente voi conoscete, no? Lo conoscete? Sì. Questo bollettino va compilato sul set. Ah, per chiudere il discorso degli errori che si vedono poi in fase di montaggio, è così vera questa cosa che ho detto, che ormai nelle produzioni che contano, ma anche in quelle minori, il montatore viene chiamato sul set. Cioè praticamente, intanto vi consiglio di vedere sempre i giornalieri, cioè la sera con calma a casa, con calma si fa per dire, vi prendete un attimo e rivedete quello che avete girato durante il giorno. Perché? Perché se mi rendo conto di guardando qualcosa che non mi piace, o che c'è un errore, o che c'è qualcos'altro, il giorno dopo torno sul set e magari posso cercare di organizzarmi per rigirarla. Cioè tutto quanto lì, c'è la macchina da presa, ci sono gli operatori, i tecnici, ci sono gli attori, richiamarli poi un domani sarà impossibile. Quindi vi dicevo, ormai su tutte le produzioni che contano, il montatore si porta sul set. A volte non è lo stesso che farà dopo il montaggio, magari un assistente, ma si fa un premontato sul set. Perché si fa il premontato sul set? Appunto per capire se funziona quello che abbiamo girato. Perché metti che mi rendo conto che quell'inquadratura lì non si attacca perché c'è un problema, la devo subito rigirare, il montatore all'istante mi chiama ovviamente l'aiuto regista o chi per lui e dice guarda che c'è un problema sull'inquadratura, non funziona, non si attacca e io posso rigirarla subito. Se me ne accorgo tra un mese, ovviamente grave, gravissimo. Ok, la segretaria di edizione compila questo bollettino, è una delle sue mansioni. Come è composto questo bollettino? Intanto, vabbè, numero di pagine, io ne ho preso uno a caso da internet, quindi ci sono vari prestampati. Come vedete, la cosa importante di questo bollettino è la parte che riguarda, io indico col dito, ma non mi rendo conto che non vedete il mio dito, è la parte che riguarda, vedete il mouse? Sì. È la parte che riguarda queste caselle qui. Com'è? Aspetta, sì, posso ingrandire. Ah, sì, certo. Ho esagerato. Non si vede bene? Allora, vediamo un attimo questa parte qui che riguarda, vabbè, a parte i dati che diciamo che lasciano il tempo che trovano, data, film, non è che lasciano il tempo che trovano, sono importanti per catalogare, perché immaginate nell'ufficio nel laboratorio di un montatore arrivano 50 miliardi di film e quindi se non si è precisi a catalogare tutto, quindi precisione mi raccomando, si rischia di essere disordinati, di confondere delle cose e far succedere casini. Quindi data, nome del film, nome del regista, l'operatore alla macchina, il nome del fonico, se non sempre c'è questo dato, e il nome della segretaria di edizione, in modo che sappiamo chi bestemmiare se ci serve. Poi, cosa molto importante, questa parte qua. Allora abbiamo numero di cassetta o rullo. Rullo intende ancora il lavoro fatto in pellicola, perché i rulli erano, ne parlo al passato, ma ancora si gira in pellicola, i rulli, purtroppo non l'ho portato,
diciamo che sono le pizze, non so, avete visto mai, ve l'hanno fatto vedere quei contenitori metallici, quindi che numero di rullo, perché vengono numerati, oppure il numero della cassetta. Ormai si usa il numero di hard disk o di schedina, perché la cassetta già è una cosa superata. Se girate con la 5D, per esempio, o la 7D o una fotocamera, si mette il numero della schedina, della SD, ok, della memory card. Si mette il numero e si scrive tipo numero cassetta 1, per esempio. Questo non ci interessa. Poi il numero della scena, il numero del chuck e questo valore qua che adesso vi dico. Parliamo un attimo del chuck, che purtroppo, mannaggia, non ho portato. Tutti sanno a che serve il chuck? Allora, il chuck è una cosa che fa molto figo, perché comunque ti fa molto cinema, no? È una cosa molto romantica il chuck, no? Ci piace molto. Ma bisogna capire a che cosa serve il chuck. Il chuck è fondamentale, perché fa un'operazione che si chiama, serve a fare un'operazione che si chiama messa a sync. Ovvero, quando giriamo delle inquadrature, quasi mai, a livello professionale, mai, l'audio viene preso in camera. Che cosa vuol dire? La macchina da presa, di solito, quelle più amatoriali, hanno l'uscita, o meglio, l'ingresso per l'audio. Cioè hanno proprio il mini jack, tipo la 5D ce l'ha, il mini jack per prendere, attaccare un microfono e registrare l'audio. Ma facendo in questo modo qua, l'audio che riesce a registrare una 5D non è professionale. Quindi che si fa? A parte il fatto che c'è il suo filo attaccato alla camera, che l'operatore che vuole essere libero di muoversi, c'ha sto filo che gli dà fastidio. Voi fa avete fatto mai operatori alla macchina? Avete girato mai delle cose? Sì. Se attaccate un cavetto alla camera, vi dà fastidio, perché voglio essere libero di fare i movimenti e c'è sto cavetto qua che mi pende dalla camera. E poi l'audio della camera non è professionale, è molto amatoriale. Quindi che succede? Che l'audio si prende a parte. Il fonico ha un registratore, molte volte portatile, dove attacca proprio a degli ingressi microfonici e attacca vari canali. Perché anche serve questa cosa qua? Se io faccio un dialogo, ripetiamo, con Marco e Nicola, giro questo dialogo, io ho diverse alternative come fonico. Allora, se per esempio sto molto ravvicinato, posso riprendere tutta la scena, per esempio, con il boom, che voi sapete cos'è, no? E il microfono con l'asta che pende dall'alto, direzionale, quindi molto preciso, e quindi riprendo l'intera scena, l'intero dialogo con un microfono. Però può succedere che io, mi devo un po' allargare, voglio stare un pochino più largo rispetto all'inquadratura per valorizzare un po' l'ambiente, e quindi non posso mettere il boom. Perché? Perché se metto il boom, che comunque deve essere abbastanza ravvicinato, entra nell'inquadratura. E quindi in quel caso che cosa fa il fonico? Attacca i radiomicrofoni, che sono praticamente questi, tipo questi qua, un pochino più professionali. Sennheiser, insomma, non è male. Però ovviamente cinematografici. Si attaccano i radiomicrofoni, le pulci cosiddette, no? Vengono chiamate in questo modo qua, non sono le pulci vere. E quindi ovviamente vengono nascoste sotto i vestiti, eccetera, eccetera, ma sono due, uno per ogni attore. Se io girassi, prendessi l'audio nella camera, la camera ha un ingresso microfonico. E quindi come faccio a far entrare due microfoni in un ingresso? Non posso farlo. Ho bisogno di un mixer che abbia più piste, più canali. Quindi il fonico ha questo registratore portatile. Sono troppo tecnico, mi capite, no? Ci capiamo? Io a volte vado tranquillo perché penso che ci capiamo, ma magari dico dei termini che sono un po', arabo. Il fonico quindi ha questo mixer portatile con i vari canali, questi vari ingressi e può prendere l'audio separato. Può alzare magari un microfono anziché un altro. È tutto quanto molto più professionale. Come faccio a fare in modo che poi, quando vedo un film, il video e l'audio siano sincronizzati? Cioè che quando muove le labbra Nicola corrisponda a quell'audio, a quel movimento di labbra, quella parola. Come faccio a sincronizzare l'audio e il video? Grazie al chuck. Il chuck, quello strumentino che si batte, che fa il rumore tipico, no? Chuck. Come? Ti dà l'inizio e la fine, ma soprattutto che succede? Che praticamente il chuck è fatto in questo modo qua. Peccato che non l'ho portato. Ha una asticella di legno che batte su una base, ok? Perché batte questa cosa sulla base? Perché è bello e fa figo battere il chuck? A parte questo, perché molti lo fanno perché è bello dire azione, no, prima, chuck, tac, azione,
fa sicuramente molto cinema. Ma a che serve battere quell'asticella? Quando il montatore deve mettere a sync il video con l'audio, che ripeto sono separati, vanno uniti, che cosa fa il montatore? Sulla traccia video, quindi video senza audio, va a cercarsi il ciak nel momento in cui l'asticella tocca la base. Quindi immaginate, farà questo movimento qua, ta 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 ta, e prende il fotogramma in cui l'asticella tocca la base. Poi prende il suono, prende l'audio, e che cosa c'è nell'audio? Il rumore. Quindi c'è il tac, proprio il ciak nell'audio. Una volta che vado a mettere un marker, si dice, sul momento in cui tocca l'asticella, e un marker sull'audio dove c'è il rumore, se io vado poi a unire quelle due tracce a partire da quel punto, magicamente vedrò che l'audio e il video sono sincronizzati. Magia. E allora che succede se io per caso faccio una scena che muta, dove non c'è l'audio? Devo comunque battere il ciak? Non serve battere il ciak, perché ovviamente non c'è, no, non deve fare poi il montatore una messa a sync, quindi non serve battere il ciak. Anzi, il montatore bestemmia quando c'è un ciak che batte e non c'è un sonoro, perché per me, montatore, se vedo che viene battuto il ciak, mi chiedo dov'è la traccia audio? E se non c'è, mi chiedo che fine ha fatto, ma impazzisco. Invece, se non, vedo che non batte, mi rendo conto che non c'è il sonoro, che è muta. In realtà, il fatto che è muta viene scritto anche sul bollettino della segreteria d'edizione. Quindi, io potrei andare qui a vedere e vedo qui. Ripresa muta, ok, non c'è l'audio, va bene? Oppure si scrive anche sul ciak proprio, muta, sonoro no, sul ciak si scrive questa cosa qua. Il ciak è un elemento visivo, importantissimo. Qualche domanda sul ciak? Non c'è, in quel caso per esempio va ricostruito, per esempio va ricostruito dopo in post-produzione, è quello che dicevamo prima, quella scena, quell'inquadratura lì va presa e va sonorizzata dopo. Messo l'ambiente, i rumori, gli effetti, eccetera, eccetera. Ok? Quindi si mette il numero della scena, il numero del ciak. Che cosa vuol dire il numero del ciak? Dialogo sempre tra Nicola e Mauro, Marco. Tra Nicola e Marco. Faccio il master, giro il master. Ovviamente giro la prima e mi rendo conto, facciamo che è la scena 1. Scena 1, che numero di inquadratura è? Cioè la scena ha varie inquadrature, no? Una scena magari avrà 5 inquadrature. Questa che numero è di inquadratura? La 3. Quindi scena 1, inquadratura 3, primo take, cioè primo ciak, la prima volta che loro la fanno. Loro sono bravissimi, ma non mi piacciono, perché magari, che ne so, Marco vedo che ancora può dare di più. La faccio rifare. Quando si ribatte il ciak, sarà scena 3, eh no, scena 1, inquadratura 3, ma non sarà più take o ciak numero 1, ma sarà la seconda, perché è la seconda volta che lo fanno. Seconda volta lo fanno, non mi piace ancora, lo rifaccio, diventerà la terza, la quarta, la quinta e così via. Ok? Ci sono registi maniaci che girano anche 50 volte la stessa scena. Assolutamente sì. Infatti, torniamo indietro. Giro la prima e non mi piace. Kubrick in Shining. Infatti. Io vi sconsiglio, se vi posso dare sempre consigli, che poi sono quelli più utili durante questo seminario, perché sono consigli pratici, cercate di non esagerare con il numero di take. Perché? Intanto il produttore vi uccide, perché ovviamente più girate, più tempo se ne va e rischiate di metterci molta attenzione sull'inquadratura e poi dopo vi troverete a girare l'ultima inquadratura con 5 secondi. E quindi buona la prima, come va va. Cercate sempre di essere parsimoniosi, cercate di ricordarvi il fatto che se tirate da una parte si scopre dall'altra, perché il tempo non basta mai su un set. Quindi, questo è il primo motivo. Secondo motivo, se io faccio fare a un attore 50 volte la stessa scena, tranne che non sia Robert De Niro, non sia un attore fantastico, più volte fa la scena, fa l'inquadratura quell'attore, e più diventa in qualche modo meno autentico, più finto, ok? Cioè perde quella spontaneità. Allora molte volte va bene farla fare due volte, tre volte, perché l'attore deve entrare, deve riscaldarsi a volte, no? Deve ancora entrare, capire l'inquadratura e renderla al meglio. Ma non esageriamo,
Perché l'attore non è una macchina, l'attore è un artista, l'attore deve dare al film, deve emozionarci, e se gli faccio fare un'inquadratura 20 volte, l'attore alla fine sarà scarico. E devo comunque un minimo anche tutelarlo, perché lui dovrà fare ancora magari 50 inquadrature. E come arriverà alla fine della giornata? Non perché, non è che mi preoccupo che si stanca, perché figuriamoci. Anzi, noi siamo sadici noi registi. Mi preoccupo del fatto che non renda sul set. Chiaro, non renda durante le inquadrature. Quindi rifacciamo le inquadrature, ma sempre con parsimonia, con intelligenza. Chiusa parentesi. La clac. Vai, vai. Sì. Il momento in cui dici che si fa il ciak e quindi si fa una Si scena, batte il si ciak. batte il ciak, praticamente prima hai fatto un esempio di come si fa in discoteca, che prima riprendi uno e quindi una scena, quindi ogni volta che riprendi a uno fai il ciak. Assolutamente, il ciak, ragazzi, questa è una cosa da montatore, ve lo dico. Fate sempre vedere il ciak. Io a volte mi arrabbio quando mi arrivano a casa delle inquadrature che non hanno il ciak, perché non riesco a capire che inquadratura è. Cioè, il ciak non serve solamente a mettere a sync, ma serve anche a farmi capire, è proprio una targa. Mi serve a far capire, serve a farmi capire a me montatore che scena è quella. A volte si girano i cosiddetti fegatelli, non so se sapete cosa vuol dire, che ne so, magari mando la seconda unità, cioè mando una persona con un'altra camera a riprendere il dettaglio del bicchiere, perché non servo io regista a fare il dettaglio del bicchiere a volte, ma ci mando l'aiuto regista, per esempio, no? E non mi mette che questo bicchiere qua è della scena 5. Immaginate un'ottica di mole di lavoro molto elevata, tipo un lungometraggio, che ha 50 scene. Io come faccio a sapere questo dettaglio di bicchiere a che scena appartiene? Devo impazzire, è chiaro. Oppure devo chiamare il regista e chiedere al regista: senti, ma questo bicchiere qua, cioè, dove si identifica? Dove va messo? In che scena va posizionato? Ok? Quindi per non fare impazzire il montatore, per agevolare il lavoro del montatore, perché è importante che tutti quanti lavorino in maniera serena, in maniera adeguata, cercate di far vedere sempre il ciak. Anche quando è muta l'inquadratura, ma perdete quei 5 secondi in più per far vedere il ciak, col numero dell'inquadratura, con il numero del take, eccetera, eccetera. Possibilmente leggibile, perché a volte arrivano in laboratorio delle inquadrature con il ciak fuori fuoco, dove non si legge niente. O ancora peggio, il ciak a 1 chilometro di distanza, dove ovviamente non si vede il numero, non si vede niente. Cercate di porre attenzione al ciak. Il ciak, la compilazione del ciak, è compito della segretaria di edizione. Non scriverlo materialmente, ma dire a chi lo batterà il ciak. Allora, questa scrivi scena 2, inquadratura 5, take 3. Chiaro? Quindi, perché ovviamente fa riferimento poi al bollettino. Quindi lei sa dove stiamo. Perché se scriviamo male il ciak, ad esempio mettiamo due volte inquadratura 2, take 3, lo mettiamo per due volte. Il montatore qua troverà due volte la stessa inquadratura, cioè impazzirà il montatore. Dirà quale delle due, la tre? Boh. Chiaro, quindi mi raccomando, precisi, ordinati. Qualche domanda? Sì, io ho visto un chat una volta digitale, cioè l'ho messo su Sul mio set c'era il chat digitale. come? Anche sul mio set. Ve lo faccio vedere, vediamo se lo becco. Ah, qua non c'è l'anteprima, mannaggia. Quanto mi manchi, Mac. Il PC, ma è possibile che non c'è l'anteprima? È Sembra strano. strano. Dimmi, ti ascolto. Sì, no, l'avevo visto su un set, ovvero su YouTube, gli attori nei Pirati dei Caraibi, che sono diversi chat con Ma si apro questo, tutto? diciamo, con questo metodo. E mi chiedevo, Sì, ora ve lo spiego. sì, come si usasse, Queste sono foto tratte dal mio film, backstage del mio film, e mi sa che da qualche parte ci dovrebbe essere. Ah, vediamo un attimo, questo per esempio che vedete, ovviamente, questo è un boom, ok? È un'asta ovviamente allungata perché in questo caso c'era un piano sequenza e quindi il microfonista, perché questo qua è il microfonista, doveva non dare fastidio, un attimo, doveva non dare fastidio ovviamente all'operatore. Ice cream. Ora vi faccio vedere un trailer tra un attimo. Quindi vediamo un attimo le figure professionali sul set. Abbiamo questo qui che è direttore della fotografia, ma è anche l'operatore alla macchina in questo caso. Abbiamo questa persona qua che è l'assistente che sta facendo la focus puller.
vi sembrerà una parolaccia, è quello che praticamente gira quella ghiera per mettere a fuoco costantemente il soggetto che inquadra. Quindi è un ruolo fondamentale, ragazzi. Focus puller. Gira quella ghiera, avete visto mai quella ghiera che praticamente ha una rotella e trasmette il movimento in verticale alla messa a fuoco della macchina presa. Quindi questo tecnico praticamente gira questa manovella e riesce a mettere a fuoco costantemente il soggetto. Abbastanza complicato. Qui abbiamo un assistente, un altro assistente che mantiene il cavo, vedete che c'è il cavo sulla schiena? Il microfonista, non il fonico, il microfonista, perché il fonico stava da un'altra parte al mixer ad ascoltare tutto quanto, a regolare i livelli, eccetera, eccetera. Fonico di Balla coi lupi, tra l'altro, che voi non avete visto. Ok, mentre questo qua, dietro la fotografia di Pacific Rim di Del Toro, infatti c'è la maglietta con scritto Pacific Rim. Vabbè, ecco il chuck elettronico. Vedete che c'ha i numeretti sopra che sono elettronici? A che serve questo chuck elettronico? È sincronizzato con la macchina da presa, quindi praticamente genera un time code. Questo qua si chiama time code, cioè codice temporale. Genera un time code identico tra macchina da presa e chuck. Quindi ho praticamente la possibilità di mettere a sync anche guardando il time code. Ok? Addirittura ci sono dei chuck di ultima generazione che, quando viene battuta l'asticella, generano un impulso, una specie di X sul video. E quindi io capisco che a quell'X corrisponde la messa a sync dell'asticella battuta. Quindi, ovviamente, anche lì c'è la tecnologia che ha fatto passi da gigante. Questa ragazza è un assistente che sta battendo il chuck, che vi assicuro non è una cosa facile. Cioè, molti pensano: ma battere il chuck che ci vuole? Anche quello bisogna saperlo fare, perché non è facile. Cioè, non è che è difficilissimo, non è che ci vuole una laurea in ingegneria, ma bisogna capire come si fa. Ascoltate la domanda, ragazzi. Il doppiaggio è un po' diverso perché nel doppiaggio, sapete cos'è il doppiaggio, no? Il doppiaggio è un'operazione che si fa, io dico anche purtroppo perché odio il doppiaggio, perché per chi vuole fare l'attore o per chi ama veramente il cinema, io vi consiglio di guardare sempre i film in lingua originale. Ne parleremo quando parleremo degli attori, del lavoro dell'attore. Il doppiaggio è una cosa diversa. Quando si fa il doppiaggio si creano i cosiddetti anelli, cioè praticamente la scena viene, intanto c'è una persona che fa un lavoro di adattamento dei dialoghi, dall'inglese all'italiano, dal cinese all'italiano, eccetera, eccetera. Una volta fatto l'adattamento, che ovviamente deve essere sia sulla comprensione del testo, che deve riportare più o meno fedelmente il contenuto dei dialoghi, ma anche dal punto di vista del labiale. Se una persona apre le labbra per un secondo, non gli posso mettere in bocca precipitevolissimevolmente, perché si vedrebbe che la bocca è chiusa e continua il sonoro. Quindi in quel caso ci sono riferimenti temporali, sempre su questo time code qui, questi numeretti che vedete qui. Il bravo doppiatore sa che a quel secondo corrisponde l'inizio di quella battuta. Quindi l'ascolta più volte, perché si chiamano anelli? Perché finiscono e ripartono, lo ascolta più volte fino a quando riesce, ovviamente il video davanti, riesce a rendersi conto che quando lui fa la battuta corrisponde al labiale dell'attore. Quindi va perfettamente in sync la sua battuta doppiata con il movimento delle labbra dell'attore. Ok, ovviamente poi c'è un tecnico che può anche leggermente spostare avanti o indietro la battuta per farla corrispondere meglio, ma bene o male si capisce già che quell'apertura di labbra corrisponde a quel suono che state messo. Questo è il doppiaggio. È un sync un po' diverso rispetto al cinema. Che altro c'è che posso farvi vedere? Questo, per esempio, non è il truccatore questo qua, ma è il truccatore effetti speciali. Cioè lui ha il compito di truccare e creare, che so, le ferite, i lividi, tutto quello che riguarda le cicatrici, che ne so, tutto quello che riguarda gli effetti speciali, non il trucco ordinario. Crea le protesi, eccetera, eccetera. Questo è l'operatore Steadicam, fantastico, è un operatore Steadicam veramente molto bravo. Steadicam, non Steadicam. Che altro? Giusto così per rompere un po' la monotonia.
Vedete, questo è il microfonista sempre, non è il fonico ma è il microfonista, che sente in cuffia anche lui l'audio, se ha problemi o se va bene, e ha quest'asta che è allungabile e telescopica, che serve ovviamente per poter stare, essere presente nella scena. Questo è l'aiuto regista, questa ragazza qui che vedete a destra, l'aiuto regista che sta controllando che il set sia perfettamente funzionante. Vabbè, il direttore della fotografia con gli assistenti che aiutano a capannare per un discorso di luci, ombre, eccetera, eccetera. L'operatore alla macchina. Vabbè, questa era una parentesi. Vi faccio vedere il trailer al volo così ci riposiamo un attimo dalle troppe parole. Facciamo le domande. Dopo il trailer preparatevi perché facciamo un po' di domande. Però vi prego, fate domande, se no ci rimango male. A parte loro due che ovviamente abbiamo capito che... Voi capite l'inglese ovviamente, no? Capite l'inglese? Un pochino. Chi capisce l'inglese? Chi ha capito qualcosa? Ah, chi non capisce alzeremo tutti quanti la mano. Chi capisce un po' l'inglese? Fantastico. È sul bullismo, diciamo, l'argomento è quello del bullismo, che è attuale. Anche magari nella nostra scuola, non penso, no? Chi deve fare le domande me lo dice da che molto, porto il microfono. Da migliaia di storie vere. Dai ragazzi, fate un po' di domande, divertiamoci un po'. Cioè, com'è stato il rapporto con il produttore? Cioè, avete avuto contrasti? Siete sempre stati d'accordo? Guarda, io mi ricordo una frase che disse il produttore un giorno che all'inizio, quando arrivavamo in America, stavamo in piscina in casa di un altro produttore a fare un meeting, e ci disse questa frase qua bellissima. Disse: prima di fare un film, il coltello è dalla parte del produttore. Durante lo shooting sul set, il coltello è dalla parte del regista, mentre dopo, quando si finisce di girare, il coltello deve essere dalla parte di entrambi, cioè si lavora insieme per portarlo poi a casa e portarlo in sala. Diciamo che è ovvio che durante la lavorazione di un film ci sono gli scazzi, ci sono problemi, si arriva anche a litigare, a non capirsi, a non comprendersi, perché tieni conto che il produttore tira da una parte, dal punto di vista economico, diciamo, cerca di far risparmiare soldi e soprattutto di non far spendere altri soldi, mentre il regista ha certo un occhio anche a questa cosa qua, ma si preoccupa di assicurare che passi alla fine il messaggio che voleva dall'inizio della sceneggiatura far venire fuori. Quindi si preoccupa del punto di vista più artistico il regista, e quindi c'è un pochino questa competizione eterna tra produttore e regista. Che però dovrebbe essere, in un set che funzioni, dovrebbe essere sempre in equilibrio. Quando è capitato a volte in alcuni film, il regista viene addirittura mandato via, mi ricordo l'Esorcista, la Genesi mi sembra, girato anche a Roma, che venne girato e poi venne chiamato un altro regista a rigirarlo in parte addirittura. Quindi immaginate, che poi ha brutto anche il secondo, anzi era più bello quello che ho fatto dal primo regista. Ve lo ricordate? La Genesi, mi sa che si chiama. Girato a Roma, in buona parte a Cinecittà. E quindi dovrebbe esserci questo equilibrio costante tra la produzione e la regia. Non sempre c'è, ma se c'è meglio. Ho un'osservazione, no? Uh-huh. E poi passo il microfono magari a chi vuole parlare. Il mio invito, lo sa, ne abbiamo già parlato, alla bellezza, comunque a nutrirsi di cose belle, di immagini belle. Ma cos'è il bello? Tu lo sai cos'è il bello? Cioè puoi definire bello? No, infatti non voglio aprire una polemica, quindi diciamo, no, ma ognuno magari sente risuonare la bellezza dentro di sé, quindi è personale. Certo. E niente, io penso che invece questo film tocchi molto delle tue corde particolari, e quindi lo senti il film, e quindi io come regista penso di aver, nel tuo caso, centrato l'obiettivo, perché vuol dire che in qualche modo tocca delle corde che non ti lascia indifferente. Poi sia chiaro, c'è chi magari, a parte che io non amo questo genere in maniera particolare, ma c'è per esempio chi non tollera la violenza e ha proprio dolore fisico, ha male fisico, sta male. Magari vi racconto un aneddoto: a Milano, in un festival, durante la proiezione del corto, che questo è il film, ma viene da un corto, durante questa proiezione a un certo punto sentivo un rumore
e si accesero le luci in sala. Cioè, praticamente un ragazzo era svenuto durante la proiezione. Allora, in quel caso, io lo capisco, ci mancherebbe altro. Una persona che comunque è sensibile al sangue, che sta male se vede una scena molto forte, io lo capisco perfettamente. Ma sappiate che comunque la violenza è catartica. La tragedia greca rappresentava molte volte metteva in scena delle situazioni molto tragiche, truculente. Pensiamo a Medea, io dico sempre, no? Che è una donna che uccide i suoi figli, o pensiamo a Edipo Re, o pensiamo a Ifigenia in Aulide. Cioè, chi ha studiato un minimo la tragedia sa che parliamo di uccisioni di figli, sacrifici umani, so benissimo che sono cose molto forti. Io considero molto più violenta Maria De Filippi in televisione, che fa Uomini e Donne, però vabbè, è un mio parere personale, Ballando con le Stelle. No, 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 ma i dibattiti servono sempre. È solo che comunque, diciamo, gli esempi che hai portato sono anche... non viaggiano per immagini. Quindi io dico... Non viaggiano per immagini. Immagini belle. Ma cos'è l'immagine bella? No, hai parlato della tragedia greca, è un'altra cosa. Cioè... Però partiva da delle situazioni molto tragiche. Guardatevi Titus, ragazzi, guardatevi Titus, quello con Anthony Hopkins. Leggetevi intanto l'opera di Shakespeare, ma guardatevi Titus. Titus, che è un'opera un po' meno conosciuta di Shakespeare, è di un truculento pazzesco. C'è una scena in cui, c'è una parte in cui praticamente alla figlia del protagonista, Tito Andronico, vengono amputate le braccia, mozzata la lingua, e il padre, per vendicarsi, invita la persona che ha fatto questo alla figlia e gli fa mangiare un pasticcio, una torta, fatta con la carne e le ossa dei figli. Cioè, ragazzi, per intenderci, e parliamo di Shakespeare. Ovviamente io sono per la violenza non gratuita. Sì, no, immagini, però. No, guardate il film. A parte che tutto suggerisce immagini. Guardate Titus con Anthony Hopkins. C'è una domanda di qui prima, eh? Oh, guardate l'Arancia Meccanica. No, soltanto una brevissima domanda. Quelle differenze riscontrate nel lavorare tra una produzione americana e una italiana, soprattutto a livello di organizzazione del lavoro, organizzazione dei costi e organizzative? Allora, intanto in Italia ci sono dei professionisti straordinari che sanno veramente fare questo mestiere. Immaginate che molte volte dall'America vengono a girare in Italia perché apprezzano molto i nostri scenografi, i nostri costumisti, le nostre location, i nostri professionisti. Quindi parliamo di due sistemi perfettamente professionali, funzionanti, stracollaudati. Differenze sono con pro e contro. Ad esempio, in America sono molto scrupolose, sono molto metodici, sono molto rigidi. Intanto alla base ci sono delle strutture molto più all'avanguardia. Il sistema cinema funziona molto meglio, non è legato solamente a contributi, a fondi ministeriali, quindi legati in qualche modo alla politica, e sappiamo quello che vuol dire, ma ci sono anche altri, si investe molto di più nel cinema. Cos'altro? La scuola, in America a scuola, per fortuna ora da qualche anno sono nate anche scuole come la vostra dove si studia audio-video, ma vi assicuro che quando io ero ragazzino non esisteva una scuola in cui si studiava video, si studiava audiovisivo. Ma comunque, ad esempio, per gli attori a scuola si studia recitazione. Blair Witch Project, di cui parlavamo prima, è un progetto che nasce in università. Cioè, questi ragazzi stavano frequentando l'università e come progetto universitario fecero Blair Witch Project. Infatti, quando raccontavo agli attori di Scream che in Italia non ci sono scuole di cinema, non si studia cinema nelle scuole, e che sono solamente due le scuole di cinema nazionali, di recitazione nazionali, Silvio D'Amico e lo Sperimentale, loro non mi credevano, diciamo, ma dai, ma che cavolo, ma mi prendi in giro. E quindi sono molto rigidi lì. Se volevo spostare un oggetto sul set, metterlo da una parte all'altra, mi guardavano male, perché devi avvisare tutti i reparti, comunicare la cosa, farlo scrivere sull'ordine del giorno, far modificare la sceneggiatura, roba da pazzi. In Italia invece si è un pochino più elastici da questo punto di vista, ma potrei parlare per ore delle differenze. C'è un'altra domanda? Sì, e quando verrà distribuito da noi in Italia e poi... Bella domanda. Intanto in America.
E poi chiaramente ti sei ispirato a fatti di cronaca accaduti qua da noi. Sì. Chiaramente gli americani non sono da meno rispetto, anzi, rispetto a noi per queste cose, anzi loro fanno le stragi direttamente. Sì. Cioè, per essere stato fatto questo film evidentemente ha trovato accoglimento la cronaca, la nostra cronaca, ecco, volevo sapere sì. come hanno reagito di fronte a questi nostri episodi, visto che i loro sono anche più truculenti, no? Allora, questo film, però se ti guardi la nostra cinematografia anni 70, i vari Bava, Fulci, Deodato, anche lo stesso, come si chiama, non mi viene in questo momento qua, abbiamo avuto comunque un passato, anche Argento per esempio, abbiamo avuto comunque un passato di cinema molto truculento. Lo splatter è nato in Italia. Per intenderci, Tarantino prende molto spunto dalla cinematografia di questi registi che ti ho nominato. Detto questo, Ice Cream nasce da un cortometraggio, ha una storia molto bella alle spalle, nasce da un cortometraggio, è il primo film americano che nasce da un cortometraggio italiano nella storia del cinema. Nasce da questo cortometraggio ispirato ad un fatto di cronaca avvenuto in Calabria, a Cosenza, di un ragazzino che, non volendo, cadde col motorino sulla fiancata della macchina di un boss, quindi raschiandogli la fiancata. Questo criminale praticamente lo rapì a questo ragazzino, lo portò in un bosco gli diede fuoco praticamente. Il ragazzino poi ha fatto una brutta fine, poverino. Era un piccolo, quando vi dicevo il fatto dell'idea, come nasce l'idea, era un piccolo trafiletto del televideo, quindi immagina, che Roberto De Feo, che è la persona che con me ha lavorato, per caso lesse su questo televideo e venne ispirato appunto a portare avanti questo spunto, a portarlo avanti e a svilupparlo. Da questo cortometraggio poi, che è nato in America, nel mondo, è andato benissimo, ha vinto un sacco di festival, una manager americana, che è poi diventata la nostra manager, ci ha chiesto di provare a svilupparlo come lungometraggio, quindi a scrivere una trasposizione da cortometraggio a lungometraggio e di provare a farlo girare tra le mani dei produttori americani. L'abbiamo fatto e è arrivato tra le mani di questo Christian Solomon, che è italo-americano, produttore di American Psycho. Chi l'ha visto di voi? È il film che ha lanciato, per intenderci, Christian Bale, che voi conoscete, Batman, eccetera, eccetera. Quindi questo produttore ha detto ok, mi piace, facciamolo. Ha reperito i soldi e l'abbiamo girato. Distribuzione è molto complicato perché è un low budget, non è un film fatto da una major, fatto con un budget abbastanza basso per essere un lungometraggio, e ha un argomento molto ostico perché ovviamente diciamo che il messaggio è un pochino politicamente scorretto, perché dice il bullo ti fa del male, ok, prendilo e ammazzalo, quindi è un po' politicamente scorretto e quindi bisogna avere coraggio di distribuirlo, però lo stiamo ancora terminando, quindi si spera di cronaca, poi è diventato invece, sì, abbiamo diciamo virato l'argomento verso un qualcosa di attualità che in America è molto attuale, ma anche nel resto del mondo, purtroppo anche in Italia, sul bullismo, sull'argomento bullismo. Sì, assolutamente sì. Sì. Aspetta il microfono. Allora, è l'ultima domanda, perché poi dobbiamo andiamo in pausa. Sì, e prima della pausa devo dire due paroline un po' a tutti. No, perché va in streaming, sei in diretta mondiale. Perché il nome Ice Cream? Allora, Ice Cream è un nome che nasce da un gioco di parole. Siccome la storia, diciamo, il centro della storia è un ragazzino che involontariamente, tra virgolette involontariamente, fa cadere il gelato, un gelato che ha appena comprato, si vede anche nel trailer, sulla giacca di un bullo che poi si vendica, ovviamente un pazzo, perché non è che ti cade il gelato sulla giacca e torturi una persona. E quindi c'è questo gelato, partiva dal discorso gelato, e abbiamo fatto il gioco di parole tra Ice Cream, che è appunto gelato, e Ice Scream, che diventa quasi a livello uditivo, io urlo, Ice Cream, no? Ice Cream, se tu lo pronunci, sembra che io urlo, Ice Cream, quindi è un gioco di parole. Poi tra l'altro anche un urlo di ghiaccio, vabbè, cose varie, che la critica si inventa.
Allora, facciamo una pausa di 10 minuti e volevo ricordare di questionari, di compilarli e per chi è arrivato dopo, chi ancora non è iscritto, di iscriversi. E salutiamo poi anche chi è in diretta streaming, riprendiamo fra 10 minuti e sempre con l'argomento della montaggio. Sì, ok. Mandateci le vostre domande. Grazie.